Un ospedale diffuso tra le stazioni lungo la Siciliano Lago Negro. È questa l'idea che vuole portare avanti Eppe Milito Argento con la sua associazione Città del Sole, affinché possano rinascere le stazioni lungo questa tratta ferroviaria che è sospesa dal 1987. Il progetto è stato presentato al Castello Macchiarole a Teggiano e prevede entro un anno l'apertura, secondo quanto pensano gli organizzatori, della prima stazione che farà da reparto clinico, secondo sempre quanto prospettato da questa innovativa idea. E ascoltiamo l'intervista a Eppe Milito Argento per capire come verrà effettuato questo progetto. Innanzitutto non esistono sogni che rimangano tali, insomma, ecco. Io ritengo che sia assolutamente possibile, rispondo subito alla sua domanda. L'idea nasce da queste stazioni comunque in disuso, spesso si sente anche in passato parlare di alberghi diffusi, tutto ormai è diffuso, la globalizzazione è per sua definizione diffusa, ma io ritengo che quest'anno, che è l'anno del giubileo straordinario della misericordia, fortissimamente voluto da questo Papa Francesco, sia stato, diciamo, un elemento catalizzatore fondamentale. Io ritengo che il Vallo di Diano tutto, e anche il Tanagro più in là, attraverso queste stazioni possano veramente essere i capofila di un progetto che si può anche estendere in tutta Italia per realizzare questo ospedale, che sono piccolissime, microscopiche strutture ma di grandissima eccellenza, di supporto in questo caso all'ospedale Curto di Polla che già c'è, e quindi affinché la gente possa tranquillamente venire anche da Tokyo per fare un master in queste piccolissime strutture. Oggi siamo qui proprio per dare l'abbrivio a questo progetto. Il primo passo è appunto l'associazione che Reti Ferroviarie Italiane chiede di costituire, un misto pubblico-privato. Spero arrivare a tagliare il nastro il prossimo anno. E entro settembre gli step sono i seguenti. Il primo passo è appunto l'associazione, si chiama Città del Sole. La Città del Sole, parafrasando un po', è l'idea, l'utopia di Tommaso Campanella, che questo è un posto baciato, diciamo, dal sole anche nell'accoglienza, e ritorno un po' alle parole di Papa Francesco. Detto questo, e il successivo passaggio, una volta costituita l'associazione, sarà rimettere in piedi le strutture. È un investimento enorme, imponente, perché sono, per voi che siete gli abitanti del posto e conoscete bene, le stazioni sono ridotte in condizioni veramente miserrime, devono essere messe in piedi. Come e con quali soldi? Innanzitutto con i fondi privati, sono quasi tutti sponsor fondi privati, e poi, visto che l'associazione per la parte pubblica ci saranno i comuni, la Regione Campania spero possa fare anche la sua parte per intercettare qualora vi fossero dei fondi anche in sede europea.